Buongiorno, sono le 8 di mattina e in questo video andremo a vedere i 10 posti più in di Sydney, provando a visitarli tutti in una giornata. Ce la farò? Vedremo adesso. Comunque, benvenuti tutti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas, sono un ragazzo appassionato di moto e sul mio canale vedrete un sacco di video a riguardo. Ma oggi non siamo qui per parlare di quello, ma bensì mi sono basato su una guida online di Sydney, dove elenca i migliori posti da visitare oppure le migliori cose da fare a gratis. Questa cosa è abbastanza importante perché oggi faremo un tour di Sydney a gratis. Precisamente cosa faremo? Allora, mi sono elencato tutto qua perché in base alla mia posizione, che vivo nel centro della città, stamattina andremo prima di tutto a Bondi Beach a fare un bagno, sperando che le spiagge siano aperte perché siamo in periodo coronavirus, per poi da Bondi fare una camminata di 6 km, questa si chiama la Koji Walk, andare alla spiaggia di Koji, per poi tornare indietro a Bondi, prendere la mia bicicletta perché userò la bicicletta per spostarmi in tutto ciò, perché la sfida deve essere gratis, e poi ci sposteremo nella CBD, cioè nel centro della città, per poi andare all'Art Gallery, successivamente ai Royal Botanic Garden, da lì ci muoveremo a The Rocks, un quartiere abbastanza vicino, da The Rocks all'Opera House, per poi andare all'Harbour Bridge, farlo avanti e indietro e finire a Darling Harbour. Il tutto è una giornata, quindi partiremo da adesso di prima mattina. Adesso per gli spostamenti utilizzo la mia attrezzatura con la GoPro e andiamo a Bondi, come vi ho detto. Noi siamo a questo pallino qua e dobbiamo andare qua giù. A piedi dice che sono 2 ore di tempo. Noi abbiamo una bici elettrica e vediamo in quanto tempo ce la faremo. 1 hour later. Sono arrivato in spiaggia, ma c'è un problema. Non si può fare il bagno perché ci sono gli squali dal mare cinese. Sapete, loro nuotano nel mare. Vabbè, scherzi a parte, c'è il coronavirus e non si può fare il bagno, però siamo qua in spiaggia, prima tappa. Però in questo momento si può solo stare qua a guardare la spiaggia e aspettare che le riaprano, perché di solito sono popolatissime da surfisti da tutto il mondo, perché vengono in questa spiaggia di sabbia bianca. Tra queste due scogliere si creano stupende onde. E in più anche perché nei mesi estivi, cioè quando in Italia da noi c'è l'inverno, mettono delle reti antisqualo per proteggere i surfisti. E adesso dalla spiaggia ci dirigiamo verso la Koji Walk, che è laggiù circa, verso la spiaggia di Koji, che sarà un'altra spiaggia bellissima. Speriamo che almeno là si possa fare il bagno. Siamo arrivati alla camminata, qua dietro di me. Passeremo da Tamarama, Bronte, Clovelly. Partiamo da qua e ci facciamo 6 km di scogliere. C'è chi dice che qua si può avere una vista da $1 milione, non so cosa voglia dire, ma dicono ciò. E adesso andiamo a vedere sta vista da $1 milione. Noi siamo arrivati alla tutta sta strada, siamo arrivati qua. Qua c'è una scogliera enorme, enorme. Quanti metri sono fino laggiù. Poi dobbiamo andare là a quella spiaggia, al promontorio dopo, alla spiaggia dopo, al promontorio dopo ancora e basta. Mi sono dimenticato di farvi vedere bene Tamarama, però adesso siamo arrivati a Bronte e a quanto pare qua ci sono un po' i surfisti. Comunque siamo quasi arrivati, infatti siamo qua. E prima mi chiedevo cosa fossero quelle cose lì da lontano. Pensavo fossero ombrelloni. Invece più mi avvicinavo più le idee venivano chiare. E mi sono domandato se non fosse un cimitero. Infatti ho controllato sul telefono ed è un cimitero. Questa è Clovelly Beach. È la penultima tappa della nostra camminata 6 km. Come vedete al momento è chiusa anche questa. Ho scoperto che la mia applicazione per prendere le biciclette in giro a caso qua funziona. Quindi ora mi prendo una bicicletta tipo questa e me ne vado a quella spiaggia che in verità è laggiù, però la faccio in bici. E invece proprio qua, ad un passo dalla spiaggia, con la mia bici non posso passare. Poi dice Crime Stoppers. Però vabbè, non si può più andare alla spiaggia. La spiaggia non è quella, ma è quella laggiù
dietro questa scogliera, che parte appunto da dietro questa scogliera fino a qua. Grazie a un amico ho trovato il posto dove fare il bagno, adesso facciamo un bagno qua. Speriamo di non essere portati via dalle onde, ma certo, non gli dire perché vengono a prendersi tutti in acqua. Later. Pranzetto, fish and chips. Ta-da! Tornati alla mia bici e ora torniamo nella city. Siamo arrivati alla terza tappa del nostro tour. Sono le 3 di pomeriggio, quindi dobbiamo abbastanza muoverci per non far tardi. Siamo a Central Station, cioè dove inizia la zona della CBD di Sydney. CBD cosa vuol dire? Vuol dire City Business District. Qua si hanno... District. Questo è il luogo più importante in Australia per quanto riguarda finanza ed economia. Ci sono un sacco di lavoratori in quest'area e quindi anche l'area della nightlife e degli eventi notturni principali in Australia, tra pub, discoteche, eventi vari. Questa dietro le mie spalle quindi è la zona principale per tutto ciò. Si estende da qui per 3 km di circonferenza fino ad arrivare a Circular Quay. Adesso andiamo a visitarlo per andare a raggiungere l'Art Gallery di Sydney e vi farò vedere le cose che troveremo per strada. Siamo arrivati all'Art Gallery, questa galleria d'arte è la più grande e gratuita qui a Sydney, però oggi abbiamo la sfortuna che c'è il coronavirus, quindi l'hanno chiusa e non possiamo entrare, ma è qua, alle mie spalle. Qui dentro sono contenute collezioni indigene, dei coloni europei e arte asiatica, quindi una varietà abbastanza strana. Proseguiamo il nostro viaggio verso... Non lo so, neanch'io. Botanic Gardens. Esatto, dobbiamo andare verso i Botanical Garden, che sono molto vicini. Anzi, sono tipo... qua. Tra poco entreremo nel Botanical Garden laggiù. In questi 130 acri di giardino, dei quali 72 coltivati con specie di piante native ed esotiche, si divide Low Garden, che è sopra il Middle Garden dove siamo noi, e altre varie zone tutte coltivate. Non si potrebbe andare in bici, quindi noi abbiamo droppato i caschetti e camminiamo. Questo posto sembra paradisiaco. E adesso abbiamo appena finito di fare il giro ai Royal Botanic Garden per arrivare all'Opera House, dai giardinetti dove eravamo prima, perché sono proprio attaccati. Vi faccio vedere. Lì esci dai giardini, qui c'è l'Opera House. Allora, venire qua è gratuito, quindi stare fuori, fare le foto, bla bla bla, è gratuito. Ovviamente entrare è a pagamento. Ma durante l'anno ci sono vari eventi gratuiti e vi cito i maggiori e più importanti dell'anno, quelli che dovreste ricordarvi. Abbiamo fatto la scalinata qua sopra. La situazione è questa. C'è chi dice che ricordino vele di barca a vela, tipo quella laggiù, perché qua ce ne sono molte. Invece l'architetto che le ha create si è ispirato a un'arancia. Infatti si uniscono tutti questi spicchi, si crea una forma di un'arancia. Ma a noi questo non ci importa, perché ci importa degli eventi, che gli eventi sono il New Year Eve, cioè il Capodanno, il Sydney Martedì Gras, cioè il martedì grasso, Vivid Sydney e The Sydney Festival. Comunque, dopo aver visto tutto ciò, ci muoviamo quindi a The Rocks subito. Questo è Circular Quay, dove finisce la zona della CBD. E dopo inizia North Sydney passando il ponte. Ora non c'è in giro proprio nessuno, assurdo. E tra poco arriveremo a The Rocks. Sempre qui a Circular Quay c'è un altro museo gratuito ed è qua alle mie spalle. Qua dentro, da qualche amico della mia ragazza che ci è andata, è il Museo dell'Arte Contemporanea. Gratis. Quindi il mio tour, vi ricordo, tutto gratis. Arrivati a
The Rocks, finalmente. È il quartiere più antico di Sydney, distrutto per la costruzione dell'Harbour Bridge, purtroppo. Questo piccolo quartiere ci ricorda tanto l'Europa e tiene un mercatino molto bello, che potete vedere anche nell'insegna, che si chiama The Rocks Market, ma che in questo momento non c'è. Però vi consiglio di visitarlo se siete un po' malinconici, appunto, dell'Europa, di casa vostra. Grazie. Ti amo. E adesso andiamo all'Harbour Bridge. Qua dietro di me c'è il ponte più iconico e importante del paese, l'Harbour Bridge. In verità ci sono sopra in questo momento. Infatti, come potete vedere, lì è l'arcata principale. Là c'è l'Opera House e qua sotto di me non c'è niente. Da quassù si ha una vista spettacolare. Ancora più spettacolare, chi vuole può andare sopra quelle arcate spendendo $100 tramite quei cosi lì e poi facendosi una camminatina da sopra. E la vista è questa. Qui adesso prendiamo la strada per il ponte, quella per le biciclette, perché prima abbiamo fatto quella a piedi, e torniamo indietro per poi raggiungere la nostra meta finale, cioè Darling Harbour. Si è fatta ormai sera, sono le 6, però siamo arrivati all'ultima tappa, cioè Darling Harbour. Qua da visitare c'è, in poche parole, con un ponte, delle varie attrazioni, ristoranti per chi vuole andare a mangiare. Laggiù c'è anche una ruota panoramica. Sempre laggiù c'è l'Hard Rock Café, per gli amanti dell'Hard Rock Café. E poi ci addentriamo sempre là dietro, che c'è un'altra area da vedere molto carina. E adesso ci addentriamo nella zona di Darling Harbour interna, cioè l'ultima che visiteremo. Abbiamo visto che si possono visitare ben 10 posti in una giornata e abbiamo notato anche che Sydney è veramente vasta, ma gigante. Questa è l'ultima area con varie zone. In teoria ci dovrebbero essere dei musei però a pagamento e un playground per bambini, per chi ha le famiglie, quindi qua è un'ottima zona. Quindi ho sbagliato, questo non è un museo ma è il centro internazionale delle esibizioni. Sembra un po' Expo, una roba del genere. Perfetto, quindi abbiamo finito il nostro tour, la nostra esperienza, la nostra giornata epica. Voi quale posto preferireste tra questi che abbiamo visto fino adesso? Ed è proprio questa la parte del video dove ci salutiamo, però dovete fare un'ultima cosa. Come vi ho detto prima, mi raccomando, è importante commentare per far parte di questa grandissima community che abbiamo creato e che stiamo creando. Lasciare un bel mi piace e condividere il video con i vostri amici se vi è piaciuto, o se volete andare a farvi una vacanza a Sydney, questo è uno spunto per 10 posti da vedere per farvi un giro in una giornata. Noi ci vediamo, a presto! Woo! Told myself that pushing never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting locked.